Ciao a tutte ragazze, questo sarà un video in collaborazione con Fabulous Beauty 84. Vi lascerò il link del suo canale qui sotto, nonché troverete il link del suo canale nell'info box. E abbiamo deciso di fare un video tag in collaborazione che sta girando in questi giorni. Io l'ho trovato alquanto carino e molto interessante e devo dire anche molto utile per poter dare qualche consiglio. E cioè il video tag, come potete leggere dal titolo, sui 10 prodotti intorno alle 10 euro. Quindi si parla comunque di prodotti economici, ci si trova davvero molto bene e personalmente non riuscirei più a farne a meno. Sinceramente preferisco andare a spendere poco su un prodotto col quale mi trovo bene, mi soddisfa e non ho la necessità di andare a spendere chissà quale cifra. E quindi, con la scusa di questo video tag, posso consigliare anche a voi questi prodotti e condividerli. Spesso, comunque, qualche prodotto di questi me l'avete visto già utilizzare. Sapete già anche che comunque io nei miei video do la mia opinione, bella o brutta che sia. Comunque, basta chiacchierare, proseguo subito con i prodotti. Allora, un prodotto col quale io davvero mi trovo benissimo, infatti l'ho anche riacquistato e inizio sempre i miei trucchi con questo prodotto, è appunto il primer di Kiko. Assolutamente ottimo perché, tra l'altro, essendo di un colore naturale, è anche correttivo e quindi ottimo da utilizzare anche magari come, diciamo appunto, come base per neutralizzare il nostro occhio quando vogliamo essere più naturali possibili. Come sapete, si presenta in questo flaconcino con la durata di 6 mesi. Contiene 10 ml di prodotto, che davvero durano un sacco. Io ancora devo finire l'altro e costa soltanto 6,90 euro, quindi siamo anche sotto le 10 euro, per cui questo è il mio primo prodotto di questo tag che io vi consiglio. Dopodiché, un prodotto della quale io non posso fare a meno, il gel eyeliner di Essence. Io ce l'ho in queste colorazioni, e cioè nero, viola e marrone. Ovviamente il nero è quello che io utilizzo di più. Mi sembra di aver notato che hanno tolto la colorazione verde, che comunque io non ho, e non ricordo se ne hanno tolta qualcun'altra. Comunque ne hanno aggiunta una sui toni del grigio scuro, che credo proprio di andare a prendere. E questo prodotto è eccezionale. Io l'ho utilizzato anche su altre mie amiche, l'ho utilizzato anche per degli spettacoli. Per chi mi segue su Facebook sa che ho dovuto truccare delle mie amiche per uno spettacolo. Allora l'ho utilizzato anche su di loro, oltre che su di me, all'interno dell'occhio, in modo tale che, visto che era una serata importante, durasse, a differenza di una matita, magari non andasse via, visto che questo è un prodotto waterproof. E vi assicuro che non brucia, si stende davvero bene, basta lavorarlo bene. E niente. Ma se fino a poco fa ce l'avevo, ora l'ho distrutto. E sono e salvo. Questo qui costa, se non ricordo male, intorno alle 3,49 euro. Anche questo 6 mesi di scadenza e sono 3 ml di prodotto, ma che comunque dura davvero tantissimo. Pensate che questo io l'ho utilizzato per 3 sere di seguito almeno su 6 persone e ancora ce n'è un sacco. Sempre di Essence, un altro prodotto ottimo è questo qui, e cioè il Stay All Day, il Long Lasting Eyeshadow. Io attualmente ho solo la colorazione 03, che è la Steal the Show, sui toni del color fango, poiché gli altri colori, alcuni erano finiti e altri avevano un sacco di impronte di dito dentro. Però comunque è un ombretto che si stende molto facilmente. Ne basta davvero una piccolissima quantità, anzi forse è meglio perché evitiamo il formarsi di quei grumi brutti. E si asciuga ed è davvero ottimo, e anche questo, se non ricordo male, è intorno alle 3 euro. Infatti farò la scorta degli altri colori. E questi ombretti sono ottimi da utilizzare quando si è di fretta. 5,5 grammi di prodotto con la durata di 12 mesi. Un altro prodotto sempre molto abbinato a questo qui di Essence sono
questi qua di Kiko, della quale dalla quantità di quanti io ne ho potete capire che me ne sono assolutamente innamorata, anzi se li metteranno nuovamente in offerta ne approfitterò sicuramente, perché io questi li ho presi a parte 2 al costo di 3,90 euro, però solitamente altrimenti costano, non ricordo se 6,90 o 7,90 euro. Sono davvero ottimi, anche questi sono davvero fenomenali quando si è di fretta, si possono creare delle sfumature ottime e assolutamente ne basta una piccolissima quantità, poiché stendendolo il prodotto tende ad asciugarsi e quindi diciamo viene assorbito e non si sposta, dura un sacco, anche infatti qui c'è scritto, io quindi ve li straconsiglio. Il quinto prodotto che io vi voglio consigliare è che io ho acquistato da poco, ma davvero la sto adorando e credo di acquistarla anche in altre colorazioni, è questa tinta per labbra della New York Color con una durata di 16 ore. Vi assicuro che dura tantissimo e a differenza delle altre costa soltanto 3,90 euro, ha la durata di 12 mesi, spero riusciate a vedere, e sono 3 ml di prodotto, appunto è così. Ed è davvero un prodotto che vi consiglio perché ha la stessa valenza di un altro che magari costa intorno alle 13 euro e quindi, o anche di più, e quindi anche questa assolutamente al di sotto delle 10 euro ve la straconsiglio. Un altro prodotto di Kiko che io vi straconsiglio e del quale anche di questo mi sono innamorata, sono onesta, io amo molti prodotti Kiko ma i correttori Kiko non tanto mi piacciono, ma questo invece io lo trovo eccezionale ed è il Full Coverage Concealer, io ce l'ho nella tonalità 01 che è la più chiara e la durata è di 18 mesi con 2 ml di prodotto ed è ottimo anche da portare in borsa, scusate ma ogni tanto va via la luce, è ottimo perché appunto ha anche lo specchietto e poi mi piace tantissimo il packaging, lo trovo graziosissimo e ha una coprenza davvero ottima. Questo qui l'ho preso in offerta intorno alle 3,90 euro, ma anche non in offerta comunque costa al di sotto delle 10 euro, se non sbaglio intorno alle 7 euro. Un altro prodotto che vi straconsiglio e che è assolutamente conveniente è questa matita per le labbra di Essence della linea Lip Liner. Io ce l'ho nella colorazione 07 Cute Pink, ma appena riesco ne acquisterò delle altre perché non sempre utilizzo la matita labbra proprio perché dopo un po' sbavava, ma questa davvero mi piace tantissimo, la utilizzo anche come base del rossetto e appunto appena posso ne comprerò altre e questa se non sbaglio costa semplicemente intorno alle 2 euro, quindi davvero è ottima, sono un grammo di prodotto per la durata di 36 mesi addirittura. E poi vi straconsiglio sempre in tema di matite queste qui della Kiko della linea Glamour Eye Pencil che vi ho mostrato in un mio video di acquisti che io ho in queste quattro colorazioni. A proposito, ricordatevi che una di queste nella colorazione viola è in palio nel mio video di ringraziamento che vi lascio qui su, che scade il 10 maggio, quindi affrettatevi. E appunto hanno una scrivenza davvero ottima, sono morbidissime e durano tantissimo. Hanno la durata di 24 mesi ed è 1,14 grammi. E aggiungo un prodotto in più, quindi forse rischio di arrivare ad 11, ma consideratelo uguale. Sempre della linea simile ma della Precisious Lip Liner, quindi le matite per labbra di questa linea della Kiko sono davvero ottime, eccellenti. Anche queste io le ho trovate in offerta a sole 3,90 euro, ma non in offerta, mi sembra costino intorno alle 4,20 euro, quindi sono dei prezzi comunque davvero convenienti. Altri prodotti che io vi consiglio che assolutamente costano molto molto meno rispetto alle 10 euro sono queste palette di ombretti della New York Color, dove all'interno troviamo ben 4 ombretti e poi
un primer ed un illuminante, ovviamente in crema. Io ce l'ho questa tonalità, che è quella per occhi azzurri, ma esiste sia per occhi marroni e sia per occhi verdi, ma comunque sia, secondo me, a gusto personale vanno bene tutte, perché magari anche per gli occhi marroni stanno bene le colorazioni che ci sono in quella per occhi verdi. E comunque tutto questo completo costa solo intorno alle 5 euro. Poi è molto carina perché dietro vi dà un'idea di come utilizzare o meno i prodotti, e anche sulla plastica che c'è su ci sono scritti dove vanno utilizzati i vari ombretti. Esistono poi varie palettine, queste per esempio con 4 ombretti, oppure queste con 2 ombretti, cioè costano tutte pochissimo, per cui io ve le straconsiglio per il prezzo che hanno, sono degli ombretti davvero ottimi. Un ultimo prodotto che mi piace davvero tantissimo è questo ombretto della Rimmel. Oltre ad adorare, vabbè, questo colore, ma questo è un gusto personale, hanno davvero una scrivenza ottima, sono morbidissimi e pigmentatissimi, ed è della linea Glam Eyes, questi qui, con la durata di 30 mesi e sono 2,4 grammi di prodotto. Se sentite un cane abbaiare, il mio, non ci facciamo caso. Questo io l'ho pagato intorno alle 6 euro, e quindi anche questo al di sotto delle 10 euro, e per cui con questo sono arrivata a quota 10 prodotti. Spero di esservi stata utile. Se vi piacciono video di questo genere fatemelo sapere, se vi va farebbe piacere se avere i vostri video risposta sempre inerente a questo video tag, potete tranquillamente lasciarli sotto questo mio video. Io mando un grandissimo bacio a FabulousBeauty84. Spero di averlo pronunciato bene, e ovviamente ricordatevi che nell'info box trovate anche il link per andare al suo video, e probabilmente vi lascerò anche una nuvoletta qui su. Mando un bacione anche a tutte voi, e se vi va ci vediamo al prossimo tutorial.